Un anno dalla scomparsa di Claudio La Sala, il 24enne ferito mortalmente con una coltellata nel centro storico di Barletta al termine di un banale litigio con due ragazzi poco più giovani di lui, finiti sotto processo con l'accusa di omicidio volontario. Una tragedia che in città nessuno ha dimenticato, una storia che gli alunni della seconda B dell'istituto comprensivo D'Azeglio De Nittis hanno voluto rievocare dando vita a 24 favole confluite in un libro edito dalla Terza. Brevi composizioni che hanno per protagonista gli animali per raccontare in maniera figurata le insidie che si celano nel mondo che ci circonda. L'opera è stata presentata dagli stessi alunni nel corso di un incontro pubblico ospitato nella Sala Rossa del Castello, a cui hanno preso parte anche i genitori di Claudio La Sala e le autorità del territorio. La nostra classe e la nostra professoressa Vito Bello abbiamo creato un progetto, abbiamo creato un libro che si chiama Una lezione in una favola. Questo libro è composto da tante favole, tutte scritte da noi. Ogni compagno della nostra classe ne ha scritta una. Noi abbiamo vissuto quel periodo brutto, quel terribile incidente che è successo, e noi abbiamo deciso di scrivere queste favole. Quello che ha passato Claudio non lo dovremmo passare noi, perché lui no, ha passato un'ingiustizia e questo qui non deve, queste cose che succedono non devono mai essere ripetute. E adesso noi abbiamo creato questo libro per difendere Claudio, per lanciare un messaggio forte alle istituzioni perché possano venirci incontro e aiutarci nel nostro progetto per Claudio. Le illustrazioni del libro sono opera della pittrice e professoressa Antonella Palmitessa. Ricordare Claudio è un dovere. E quando ho sentito la voce di questi giovani autori che mi chiedevano di illustrare i loro racconti, l'ho fatto volentieri. E spero che queste illustrazioni e appunto questi messaggi giungano al cuore di chi ha sbagliato. La presentazione del libro è stata curata dal Centro Studi Barletta in Rosa, presieduto da Maria Grazia Vito Bello, docente dell'Istituto Comprensivo D'Azeglio De Nittis, che ha guidato i ragazzi nella composizione delle favole. Un anno fa mi trovo di fronte ad una classe sconvolta dal dolore e soprattutto impreparata di fronte a un gesto così pericoloso che incuteva loro il senso della paura e il senso di soccombere sotto la violenza. Oggi, dopo un anno e a un anno della scomparsa di Claudio, mi trovo di fronte dei ragazzi che sono più forti sicuramente e che lanciano un messaggio straordinario. E lo fanno raccontando queste favole bellissime che, con protagonisti gli animali, parlano dei vizi e delle virtù degli uomini. Qual è il messaggio? Quale messaggio più bello si poteva lanciare se non questo voler arrivare al cuore di tutti quanti? E lo faranno in maniera meravigliosa.